esporrà un pochettino la funzione della Fondazione Capodoro, il PS per la mobilità sostenibile, che esiste sul territorio di Greta e in tutta Italia ce ne sono tre, cioè Greta, Genova e da pochi mesi Trieste. Quindi siamo stati la seconda realtà nazionale ad avere un istituto di questo genere, grazie anche a Naudio di Greta. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al professor Di Tucci, grazie ogni anno di questa opportunità. Ha detto la parola giusta, l'ITS, Fondazione Capodoro di Gaeta, esiste perché c'è Naudio di Gaeta, la nostra scuola di riferimento, questo non va mai dimenticato. Noi camminiamo insieme, siamo un'opportunità a livello nazionale, ma siamo un'opportunità per la città di Gaeta, per la città di Gaeta intesa come diplomanti del Nautico di Gaeta, quindi un'opportunità in termini di vicinanza, in termini di possibilità di acquisire tutte quelle informazioni, quel percorso di orientamento di cui tanto si parla, che poi sostanzialmente può essere ricevere informazioni puntuali, in tempo reale, continuative, che possano garantire a coloro che hanno davanti a loro l'obiettivo di diventare dei marittimi, di abbracciare la professione di marittimo, ma farlo con professionalità. Io quello che mi sento di dire oggi, oltre che poi darvi l'annuncio del nuovo bando, è che ancora oggi si può accedere al percorso di allievo ufficiale, quindi diventare futuro ufficiale della Marina Mercantile, o con la via cosiddetta più semplice, che diventa difficile perché è difficile trovare l'imbarco, o quella migliore. La migliore è quella di arricchire, approfondire, rendere più forti le proprie competenze, il proprio sapere, il proprio saper fare, il proprio saper essere, affinché si possa diventare dei futuri ufficiali che poi possano aspirare, ambire alle posizioni migliori nell'ambito di quello che è la professione del marittimo. Il nostro nuovo bando è prossimo oramai, prevediamo di aprirlo dal 24 agosto fino alla fine di settembre, al 24 settembre. Sarà il classico bando indirizzato ad allievi ufficiali di macchina e allievi ufficiali di coperta. Sì, allora voi state là, scusate, mi rivolgo a voi. Scusatemi se no adesso vi do un po' le spalle. Il nuovo bando, quindi dicevo, 24 agosto lo apriamo, lo chiuderemo il 24 settembre. Allievi ufficiali di macchina e di coperta. Le procedure per l'accesso sono quelle di ogni anno, quindi possesso del diploma, iscrizione all'ufficio gente di mare con la qualifica di allievo ufficiale, da poter comunque rendere effettiva anche al superamento, entro, come si dice, la prima settimana di attribuzione e quindi di superamento delle prove selettive. Sono prove selettive difficili, sia per i contenuti anche per il numero delle persone che accedono. Però vi ritorno a dire, voi siete qui a Gaeta, avete l'opportunità e veramente, vi dico ma con molta sincerità, la porta dell'ITS è aperta a voi, ogni giorno veniteci a, tra virgolette dico disturbare, ma venite veramente a bussare continuamente a chiedere informazioni. È non accettabile, ma ve lo dico con forza questo, non accettabile che i ragazzi di Gaeta o delle città limitrofe siano meno assidui di chi è più distante da noi. Chiedalo.